La domanda globale di microchip è esplosa e l'Unione Europea non vuole restare indietro. Negli ultimi mesi, la carenza di semiconduttori sul mercato internazionale ha messo in ginocchio i settori economici legati a questo tipo di dispositivi, ormai impiegati per costruire praticamente qualunque prodotto tecnologico, dalle lavatrici ai cellulari, passando per le automobili. La Commissione Europea calcola che il fabbisogno di microprocessori raddoppierà in 10 anni e proprio per questo Bruxelles ha annunciato un piano per quadruplicarne la produzione e rendersi così indipendente dai paesi asiatici che attualmente controllano questa fetta di mercato. A presentare l'iniziativa al pubblico ci ha pensato Ursula von der Leyen. Non abbiamo tempo da perdere, ha commentato la leader dell'esecutivo comunitario in video collegamento con il World Economic Forum, che ha ricevuto a braccia aperte il progetto della Commissione, battezzato ufficialmente con il nome di European Chips Act. Un piano, ha detto Klaus Schwab, che porterà alla creazione di un cervello fisico per la digitalizzazione situato in territorio europeo. Cosa intendesse il capo del forum di Davos con queste parole non è del tutto chiaro. Non sono però un mistero le sue posizioni transumaniste. Già nel 2016 Schwab aveva annunciato che la microcippatura degli esseri umani sarebbe diventata una realtà entro l'anno 2026. Il piano della Commissione europea sembra dunque rispettare in pieno la tabella di marcia del forum di Davos, incentivando la produzione dei microprocessori che forse non finiranno solo dentro macchine e frigoriferi, ma anche sotto la nostra pelle, e senza i quali sarà probabilmente impossibile godere della pienezza dei propri diritti.